Buongiorno e ben ritrovati gentili telespettatori, questo è Prima TG Flash delle ore 11, andiamo con le ultime notizie. È arrivato ieri con qualche minuto di ritardo il bollettino dei contagi Covid-19 nella giornata 3 febbraio. In Italia, divulgati dall'unità di crisi del Ministero della Salute, si registrano infatti 13.189 casi nelle ultime 24 ore con 279.307 tamponi processati e purtroppo altri 476 decessi. Il nuovo report registra un tasso di positività del 4,7%, mentre calano i pazienti ricoverati nella terapia intensiva e nei reparti ordinari. Aumentano i tamponi di positivi di ieri, della giornata 3 febbraio in Campania, così come recita il bollettino dell'unità di crisi regionale della Protezione Civile. I nuovi casi sono stati 1.539, di cui 184 identificati da test antigenici rapidi, di cui asintomatici 1.274 e sintomatici 81. I tamponi del giorno sono stati 19.429, di cui 4.442 antigenici, per un totale positivi di oltre 225.000. Il totale dei tamponi supera i 2.400.000. I deceduti sono 17, 6 dei quali nelle ultime 72 ore e 11 in precedenza, per un totale dei deceduti di 3.820. I guariti 1.264 per un totale di oltre 159.000. Il report posti letto su base regionale recita: posti letto di terapia intensiva disponibili 656, di cui occupati 100. Mario Draghi ha ricevuto l'incarico dal Capo dello Stato per formare il nuovo governo tecnico. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto ieri mattina al Quirinale il professor Draghi, al quale ha conferito l'incarico. Il professor Draghi si è riservato di accettare la dichiarazione del Quirinale, letta dal segretario generale Ugo Zampetti, rilasciata dopo 1 ora e 10 di colloquio tra lo stesso Draghi e il presidente Mattarella. Ringrazio il presidente della Repubblica per la fiducia che mi ha voluto accordare. È un momento molto difficile, ha detto Draghi dopo l'incontro. Vincere la pandemia, completare la campagna vaccinale, offrire risposte ai problemi quotidiani, rilanciare il paese sono le sfide, ha spiegato. Abbiamo a disposizione le risorse straordinarie dell'Unione Europea, abbiamo la possibilità di operare con uno sguardo attento alle future generazioni e alla coesione sociale. Poi ancora, la consapevolezza dell'emergenza richiede risposte all'altezza della situazione, e con questa speranza che rispondo all'appello di Mattarella. Sono fiducioso che dal confronto con i partiti, con i gruppi parlamentari e le forze sociali emerga unità e capacità di dare una risposta responsabile. Stamattina in periferia ho detto a una comunità che la povertà non è categoria, ma volto, nome, storia e persona. Io sogno una nuova speranza che sia spazio per tutti, vicini a chi ha perso il lavoro, vicini a chi è stato avviluppato dai tentacoli della camorra, capaci di intercettare il grido dei nostri ragazzi. Beati noi se sapremo costruire una comunità che non lasci indietro nessuno. Lo ha dichiarato ieri l'arcivescovo di Napoli, Domenico Battaglia, rivolgendosi ai rappresentanti delle istituzioni cittadine nel giorno del suo ingresso in diocesi. Napoli e tutto il Sud potranno diventare simbolo di rinascita per il Paese, di capacità di resistenza e resilienza, lottando per costruire un mondo migliore, moltiplicare i gesti di misericordia per credere nel potere del miracolo, dell'amore, per non sottrarci all'incontro con i poveri. Da loro impareremo a non barricarci nel condominio dell'indifferenza, ha concluso. A commentare le sue parole è stato il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Andiamo ad ascoltarlo. È un linguaggio che condivido, ma soprattutto sono idee che camminano su un uomo e su un sacerdote credibile. Napoli aveva bisogno di lui, perché Napoli in questi anni ha costruito speranza, umanità, cuore grande, fratellanza, beni comuni, sete di giustizia, tutti i termini che ho trovato nel suo intervento. Quindi c'è una piena sintonia. In questi ultimi mesi del mio mandato metteremo in campo il massimo della cooperazione e quindi penso che per Napoli non poteva esserci in questo momento di pandemia non solo sanitaria ma anche sociale Arcivescovo Umberto. L'ASL di Caserta ha diramato il consueto bollettino di aggiornamento Covid-19 sul territorio della terra di lavoro. Secondo i dati del 3 febbraio sono 175 i nuovi contagiati, a cui si aggiungono 136 guariti e 3 deceduti. I tamponi processati sono stati 2.076 per un'incidenza al test dell'8,4%, in linea con quanto visto nelle 24 ore precedenti. Discesa importante dei positivi a Maddaloni, che fa registrare 231 contagiati attuali.
seguita da Caserta con 174 e San Felice a Cancello con 173. Passiamo invece adesso al calcio. Un brutto Napoli, guardingo, timoroso, ha pareggiato 0-0 in casa contro l'Atalanta nell'andata delle semifinali di Coppa Italia. Un pareggio che consente però ad entrambe di giocarsi l'accesso alla finale settimana prossima a Bergamo. Primo tempo di chiara marca nerazzurra, sono state tante le occasioni per gli uomini di Gasperini che hanno sprecato a causa dell'imprecisione di un grande Ospina, che è stato protagonista assoluto del match. Nella ripresa del Napoli ha provato a imbastire qualche azione, ma non è riuscita a rendersi quasi mai pericolosa. La difesa a tre ha dato al Napoli una grande solidità, ma pochissima lucidità davanti. Il pareggio senza reti è un buon risultato in casa, però al ritorno servirà un altro Napoli. A commentare la partita è stato, come sempre, Gennaro Gattuso ai microfoni di Sky. Lo 0-0 ci favorisce per il ritorno, non scherziamo. Con l'Atalanta non si è mai favoriti. Oggi ci hanno messo in grande difficoltà. L'allenatore del Napoli ha adottato accorgimenti tattici rispetto al recente passato, schierando un 3-4-3 insolito. Abbiamo cambiato modulo perché abbiamo giocatori che hanno giocato tantissimo e devono riposare, spiega. Adesso faremo la conta e metteremo gente fresca in campo per il campionato. Il giudizio sulla gara è stata una buona partita in fase difensiva. In attacco si poteva fare qualcosina in più. Purtroppo davanti siamo corti con Osimhen e Petagna. Inevitabile tornare sul rapporto con De Laurentiis, la messa l'ho cantata, ora parliamo di calcio. Sulla novità del modulo ed eventualmente sulla possibilità di riproporlo nel futuro, dipende dai giocatori che avrò a disposizione o meno, bisogna anche lavorarci un po' e quindi è difficile. In fase difensiva ci dà un po' più di equilibrio, ma in fase offensiva ci toglie qualcosina. Nel primo tempo abbiamo preso due imbucate, una ripresa meglio, ma in fase di possesso, se non sei propositivo con gli esterni, lo sviluppo non viene in maniera soddisfacente. I numeri dicono che Gattuso, se pareggia in semifinale, poi va in finale, i pareggi in semifinale ed è andata bene, mi sto toccando. Insigne infine è uscito per un colpo al polpaccio, una botta, ma gli dà fastidio, domani lo valuteremo. Mertens ci vorrà ancora un po' di tempo. Vittoria fondamentale ieri della Casertana al Pinto contro il Potenza dell'ex Ezio Capuano. I falchetti vincono 1-0 grazie alla rete del neo arrivato Rosso nella prima frazione di gioco. La rete è stata siglata dall'esterno con un bel destro che ha fulminato il portiere ospite del Potenza, Marcone. Un primo tempo ben giocato dai padroni di casa, che nel secondo hanno concesso qualcosina agli uomini di Capuano. Successo però meritato e importante per i falchetti, che sono così a 27 in classifica, attualmente all'11° posto. Resta invece in zona rossa il Potenza con 17. Noi invece andiamo ad ascoltare le parole di mister Guidi e di Rosso a fine partita. Ma oltre all'importanza del gol, penso che sia stato fondamentale che sia arrivata la vittoria. Poi se si segna e arriva il bottino pieno, è sempre una soddisfazione in più. Con i compagni c'è stato subito un grande feeling, così come lo staff e con il mister, e sono davvero contento e soddisfatto della scelta che ho fatto e di essere qui. Io sono sempre a disposizione, è logico che quando si gioca si è felici, quindi sono contento che il mister mi abbia dato la fiducia e ripeto, oltre al gol penso che oggi sia stato fondamentale vincere, perché comunque il Potenza è una squadra di categoria che è sempre difficile da battere, da fare i gol, quindi oggi la soddisfazione è doppia, ecco. Ci sono state, secondo me, pronti via due scelte errate in costruzione del gioco, che è stata, penso, l'unica ripartenza che ha fatto il Potenza. Poi siamo saliti veramente come il livello di gioco, la squadra ha interpretato spazi, secondo me abbiamo fatto un gol bellissimo, abbiamo dominato il campo e dominato la palla con continuità. Secondo me possiamo ancora, quando portiamo la palla nell'ultimo terzo di campo, possiamo creare ancora molto di più. Dobbiamo imparare a giocare più in combinazione, più giocate sul terzo uomo, essere più puliti nel riuscire a mettere una palla alle spalle della linea difensiva avversaria. Nel secondo tempo abbiamo scelto, anche per caratteristiche, di difenderci un po' più bassi. Secondo me potevamo sfruttare un po' meglio 3-4 situazioni in cui, se fossimo stati più puliti tecnicamente, molto probabilmente saremmo andati in porta con facilità. È l'obiettivo mio, del mio staff e dei ragazzi, il riuscire a dilatare quella qualità per 90 minuti. Però siamo in costruzione, cioè siamo tanti giocatori arrivati nuovi quest'anno e che giocano praticamente da 6 mesi insieme e serve del tempo anche per
creare sempre con grande continuità tutte le linee di passaggio che a noi servono per cercare di creare fluidità e velocità. E i ragazzi devo dire che sono straordinari, perché sono iper concentrati su questo modo di giocare, gli piace perché stanno trovando anche soddisfazioni in termini di risultati, perché poi quando arrivano i risultati aumenta l'autostima, giochi più sereno, hai più voglia di rischiare, e quindi quello fa sì che si esprima un calcio migliore. Però, come ho detto in precedenza, secondo me questa squadra e questi ragazzi hanno ancora tantissimi margini di miglioramento. Per questa edizione di Prima TG Flash è tutto, appuntamento tra qualche ora sempre sui nostri canali. Un caloroso arrivederci.